e Messico. Completamento della piegata, 200 metri prima dello stacco, l'allineamento va a completarsi e inizia a prendere velocità la macchina. Ancora buono l'allineamento. 5 di galoppo, Nalabar. Via la macchina. Napoleone si fa rispettare per il momento nei confronti di Nasdaq, che Serra rimane al largo faraonico e che potrebbe parcheggiare. Punta in avanti Nike B Power. Si va in piegata, il lancio in 14,3, Nike va al salchi di Napoleone. E siamo al completamento della piegata. Al largo anche Meet di Piaggio e Nabila Laser. Chiede strada Nike B Power con il fratello pieno del francesino, 30 e mezzo e 400, Freeway con un po' di spesa per il targato B Power, che davanti alle tribune, dopo circa 600, è nuovo leader. Si libera Faraonico, 44 e 2 e 600, e Faraonico si trascina a Meet di Piaggio. I cavalli affrontano la penultima curva, chiaro vantaggio di Nike B Power. Si va al completamento del mezzo miglio, gettonato in 1-1 e una virgoletta, e Faraonico si migliora, va a coprire Napoleone e si trascina sempre Meet di Piaggio. Si va alla chiusura del chilometro, Faraonico con azione redditizia sta passando. 16,3 il chilometro, si libera bene Napoleone che taglia Meet di Piaggio al largo di tutti Melisenda. Ed è la volta di Napoleone che è aggressivo. 14,2, 1,36, 3 quarti di miglio. Napoleone impegna il leader, non c'è spazio per Nasdaq. Al largo è sempre Meet di Piaggio, cerca la luce Nasdaq. Retta d'arrivo, ora la trova la luce Nasdaq e va via sui primi. Nasdaq al largo di tutti, passa Napoleone, Nasdaq ci prova e ci crede D'Artagnan, i cavalli sono in zona traguardo, D'Artagnan, terzo il numero 9, Normalab per l'errore di Natreifez. 2 minuti e una virgoletta, bella vittoria di VP dell'Annunziata. Vi avevamo detto già in curva, se trova luce, lui è il cavallo dello spunto, e infatti addirittura la trova, e come la trova la luce? E brucia un Napoleone che decisamente cercava lo scettro, ma si deve adeguare per questo Nasdaq che arriva a bomba. Peccato per il 10 Nat Rey.